Subdole e asintomatiche sono le malattie renali. Nel momento in cui si manifestano, nella maggior parte dei casi è già tardi. Proprio per sensibilizzare su questa delicata tematica, quest'anno la Giornata Mondiale del Rene ha fatto tappa al centro commerciale Percop di Piacenza con medici e infermieri del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Piacenza. Ai cittadini che hanno aderito all'iniziativa è stata provata la pressione, sono state fornite tutte le informazioni utili per riconoscere i primi campanelli d'allarme. L'importanza è di far conoscere le malattie renali, che sono delle malattie che spesso sono un po' neglette, cioè poco conosciute, però possono avere potenzialmente un impatto fortissimo sulla salute dei cittadini e alle volte con dei banali esami, pensiamo all'esame delle urine che noi tutti gli anni abbiamo sempre fatto in queste manifestazioni, misurare la pressione e raccogliere dei dati anamnestici consentono di fornire già dei primi segnali che possono intercettare un'iniziale malattia renale. Il problema delle malattie renali è che sono spesso asintomatiche quando si manifestano ormai troppo tardi. Esatto, sono delle malattie subdole perché come la pressione alta fino a che non dà dei sintomi non si riconoscono, oppure molte volte uno tende a sottostimare il rischio, ma in realtà possono essere delle patologie se associate a malattie di altri distretti, pensiamo al polmone, pensiamo al cuore e pensiamo al cervello, ovviamente tutti questi fattori di rischio si esaltano, quindi molte volte cura i reni anche per preservare gli altri organi, pensiamo all'associazione del rene e dell'insufficienza cardiaca che è strettissima, in cui molte volte può essere un problema renale che scatena il problema cardiaco o viceversa, quindi curare i reni serve anche per curare il paziente. Il reparto, considerato centro di eccellenza a livello nazionale, ha in cura 250 pazienti con insufficienza renale terminale e segue 105 trapiantati. Ogni anno è in grado di intercettare oltre 1000 pazienti che vengono seguiti nel tempo con terapie mirate a rallentare il progredire delle malattie.